ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a preparare un risotto agli asparagi. Questa ricetta non si discosterà molto da quella classica, tra virgolette, avrà qualcosa di mio. Ovviamente sempre i vostri pareri nei commenti, mi fa tantissimo piacere sapere cosa ne pensate. E dopo questa piccola introduzione andiamo con la presentazione degli ingredienti. Dosi, come sempre, in descrizione. Vediamo quindi gli ingredienti che servono per realizzare questa ricetta. Protagonista il riso carnaroli, utilizzo io, però potete utilizzare anche un vialone nano, dello scalogno, olio d'oliva, basilico, del burro, parmigiano reggiano, la scorza di un limone non trattato, gli asparagi e del vino bianco. Per realizzare questa ricetta non si butta niente, quindi utilizzerò tutto l'asparago, nel senso che l'asparago potete dividerlo in pratica in tre parti, cioè la parte legnosa finale che non si usa perché dura e quella là la potete utilizzare per il brodo. Poi la parte centrale che utilizzeremo per la salsa agli asparagi e la parte finale che è bella da vedere e morbida, quindi non ha bisogno di una cottura molto lunga, che andremo ad aggiungere alla fine. Come si pulisce? C'è una parte dell'asparago in cui dopo averne pulito qualcuno, poi ve ne accorgerete, verrà in automatico, però che si spezza, si stacca automaticamente. Questa parte va scartata, è la parte legnosa, e questa la utilizzate per il brodo. Poi con un pelaverdure, vi consiglio un pelaverdure che farete un lavoro più certosino, andiamo a pelare la parte esterna. Questa parte qua non la butto, la utilizzo per il brodo. Quindi una volta puliti gli asparagi dovrete ottenere un risultato di questo tipo. Quindi le punte per la parte finale del risotto, la parte centrale per la salsa, la parte fibrosa dell'asparago per un brodo e la parte legnosa anch'essa per il brodo. Quindi per la realizzazione del risotto, per la cottura del risotto, abbiamo bisogno di un brodo vegetale. Il brodo vegetale io l'ho fatto principalmente utilizzando gli asparagi, vuol dire gli scarti tra virgolette degli asparagi. Poi una cipolla tagliata a metà, del cipollotto, delle carote e qualche grano di pepe e un po' di sale. Passaggio fondamentale da fare prima di iniziare la cottura del riso è quello di tostare il riso. Io per tostare il riso lo faccio a crudo, quindi non metto nessuna base grassa. Quindi temperatura al massimo e andiamo con il riso. Dopo aver tostato il riso lo metto all'interno di una bowl, perché adesso andrò a cuocere prima i nostri asparagi. Adesso passiamo alla cottura dell'asparago, quindi prima la salsa e poi le punte. Vediamo come realizzare questa salsa agli asparagi. Andiamo prima di tutto a tagliare la parte centrale dell'asparago in questo modo. Poi olio d'oliva e andiamo. La stessa cosa facciamo con lo scalogno. Una volta che ha preso calore, aggiungo un po' di brodo, un po' di pepe e un pizzico di sale. Nel frattempo che la parte centrale dell'asparago cuoce, in un'altra padella faccio lo stesso gioco. Metto un po' d'olio d'oliva, uno spicchio d'aglio in camicia e una volta che è arrivato a temperatura aggiungo le mie punte degli asparagi. Anche qui un po' di sale e un po' di pepe. Questa sarà una cottura molto veloce, devo solo farli leggermente rosolare, insaporire con l'aglio, con l'olio, sale e pepe e poi mettere da parte. Se anche qui volete una cottura più morbida della punta dell'asparago, potete aggiungere tranquillamente un po' di brodo in questo modo. Il prossimo passaggio da fare è quello di andare a creare una crema con la parte centrale dell'asparago che abbiamo precedentemente cotto in padella. Quindi vado semplicemente ad aggiungere l'asparago all'interno di un bicchiere. Per aiutarmi a riuscire a frullare meglio la salsa, aggiungo un po' di brodo vegetale. Terzo ingrediente, il basilico fresco, che secondo me con l'asparago ci sta benissimo, e un po' d'olio d'oliva. Adesso frulliamo il tutto. Dopo aver frullato con un frullatore ad immersione dovremmo ottenere più o meno un risultato di questo tipo. Adesso passo alla cottura del riso.
Quindi prontissimi per la cottura del risotto. Riso in padella, con le mani controllo la temperatura del chicco. Ricordiamo, il riso lo abbiamo già tostato, quindi non è che deve tostare per forza di nuovo o nuovamente, e sfumo col vino bianco. Lasciamo quindi evaporare tutto l'alcol e iniziamo a cucinare il risotto con il brodo bollente. Ok, tutto l'alcol quindi evaporato e posso andare di brodo. Il risotto non va mai lasciato da solo, va sempre girato, è una preparazione abbastanza certosina, abbastanza impegnativa, cioè nel senso che non possiamo fare altre cose, però vi posso assicurare che fatto così, fatto in questo modo, verrà un risotto davvero buonissimo. Continuiamo quindi aggiungendo poco brodo alla volta. Il riso a questo punto è cotto, dobbiamo solo mantecarlo. Come lo manteco? Lo manteco con la crema agli asparagi che abbiamo frullato prima, quindi aggiungiamo la crema agli asparagi. Quindi un bel color verde, perché ricordiamo che si mangia prima di tutto con gli occhi e poi con la bocca. Parmigiano, olio e inizio. Una chicca che voglio mostrarvi è questa. Quando mantecate un risotto e volete utilizzare il burro, mettete il burro nel congelatore, perché quando mettete il burro nel congelatore darà al vostro risotto uno shock termico caldo-freddo che creerà una crema spettacolare. Quindi è un consiglio che posso darvi. Adesso andrò ad impiattare il risotto e lo finirò con la punta degli asparagi. Non ci resta che impiattare il risotto. Qualche colpetto per distribuirlo nel piatto, perché in questo modo è più bello da vedere, e aggiungo gli asparagi, o meglio le punte degli asparagi. Per completare il piatto, un giro d'olio d'oliva. Questo è quindi il piatto terminato, il mio risotto agli asparagi. Adesso andiamo alla prova dell'assaggio. Quindi siamo arrivati alla fine di questa fantastica ricetta. Spero che questo tipo di preparazione, cioè come l'ho fatta io, vi piaccia. È qualcosa di diverso, posso capirlo, non si fa sempre così un risotto. Magari le cose diverse come il burro congelato, la tostatura del riso fatta a crudo, quindi senza base grassa, possono essere non per tutti normale. Però questa è la mia variante, questo volevo mostrarvi oggi, e mi farà quindi tantissimo piacere ricevere i vostri commenti e i vostri pareri. Adesso assaggerò il risotto e vi farò sapere ovviamente se è buono oppure è venuto male. Quindi assaggiamo. Questo è uno di quei piatti che appena lo mangi ti mette di nuovo di buon umore, quindi lo consiglio vivamente a tutti, provatelo e fatemi sapere ovviamente se anche voi amate il risotto agli asparagi, e ancora meglio se accompagnato da un buon vino. Salute e alla prossima.